Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi il professor Luciano Canfora che, buongiorno professore, ci fa molto piacere ospitarla qui su Ottolina TV. Abbiamo insomma seguito di recente le sue peripezie che la vedono confrontarsi con l'attuale premier in carica, Giorgia Meloni, su una questione che però risale in realtà a prima che Giorgia Meloni diventasse Presidente del Consiglio, cioè all'11 aprile del 2022. Faccio una brevissima ricostruzione storica prima cioè, dei fatti, prima di lasciarle la parola, e cioè quando lei, professore, disse in un liceo, al liceo Fermi di Bari, che la Premier, appunto all'epoca all'opposizione, perché c'era ancora il governo Draghi, era neonazista nell'anima. Lei poi ha argomentato a difesa di questa definizione. Ma la Premier in realtà ha preso e l'ha denunciata per questo, chiedendo anche un risarcimento, se non sbaglio, di 20.000 euro. E le chiedo, insomma, di spiegare un pochettino al nostro pubblico perché sostiene, insomma, questa posizione, questa frase, e poi come sta evolvendo a livello giudiziario la questione. Allora, intanto la discrezione impone che io sia molto asciutto e oggettivo nel parlare di vicende giudiziarie tuttora in corso, anzi appena incominciate, potremmo dire, dal momento che la seduta pre-dibattimentale si è svolta il 16 aprile, mezzo mese fa, e la prossima è prevista per il 7 di ottobre dell'anno in corso, e magari poi ci saranno sedute nei mesi seguenti. Nella prima seduta l'imputato, nella fattispecie io, non deve aprire bocca, e quindi infatti ho ascoltato gli interventi delle varie parti con molta attenzione, non dovendo io dire nulla per regolamento. A suo tempo, se mi sarà data la parola, dovrò dire, vorrò dire varie cose. Quanto poi al contesto a partire dal quale la vicenda si è sviluppata, forse non è privo di interesse, dipende poi dal tasso di curiosità dei nostri ascoltatori in realtà, ma non è privo di interesse a mio avviso, ricostruire esattamente di che si è trattato. Allora, Certo. come è noto, in quei giorni, siamo nell'inizio di aprile del 2022, un mese e qualche giorno dall'inizio del conflitto aperto. Prima c'era un conflitto non visibile, ma non meno violento. Del conflitto aperto il 24, mi pare, di febbraio del 22. In quei giorni c'era un fervore di interventi giornalistici, televisivi, ovviamente più che comprensibile. E mi era capitato di dare qualche risposta a giornalisti non molto seduli, ecco, non molto scrupolosi. Per esempio, mi ricordo che un giornaletto locale barese che si chiamava e si chiama tuttora La Gazzetta del Mezzogiorno, titolo molto impegnativo, ma in realtà è a circolazione molto limitata, mi aveva interpellato sulle prime reazioni giornalistiche dopo l'inizio della battaglia, e avevo adoperato una frase, avevo notato che venivano intervistati cittadini della città di Kiev, in maniera molto analitica, molto scrupolosa, e l'informazione, anche scritta sulla carta stampata, era occupata dalle parole dei cittadini intervistati per le strade. Contestualmente venne anche diffusa la notizia che un bel numero di ucraini si era allontanato dal suo paese. Ora abbiamo appreso che sono circa 10 milioni di ucraini che hanno lasciato l'Ucraina, cioè un quarto della popolazione. In quell'occasione mi riferivo alle interviste volanti fatte per le strade di Kiev e quindi ebbi a dire: ma si intervistano i passanti invece di dare informazioni concrete sull'andamento del conflitto. A questo punto apriti cielo, nel senso che
un paio di giornali nazionali si occuparono della mia persona attaccandomi per aver io offeso i profughi ucraini chiamandoli passanti. Palesemente non avevano capito quello che avevo detto o avevano cercato di non capire. In ogni caso la storia dei passanti mi è stata lungamente rifilata come colpa non lieve. Questo clima acceso lo voglio ricordare. Voglio ricordare anche un altro dettaglio, che cioè le prime prese di posizioni ufficiali del nostro paese, il Parlamento convocato per esprimere il proprio giudizio sull'intervento italiano in pro dell'Ucraina, ecco, nelle primissime settimane accadde che una mozione presentata dalla minuscola opposizione parlamentare dell'epoca, cioè appunto Fratelli d'Italia, e in particolare dal capogruppo parlamentare, quella mozione, che era molto più aspra di quella concepita dal governo, fu fatta propria da tutto il Parlamento e quindi anche dal governo. Grande successo, indubbiamente, del capogruppo di Fratelli d'Italia e, se vogliamo, segnale molto singolare di abbraccio fra governo e opposizione, quando si dice perché la patria è in pericolo, c'è l'unione sacra, eccetera, eccetera. Quindi la centralità, diciamo così, di un piccolo gruppo di opposizione che contava pochissimi parlamentari assurse alle vette, potremmo dire, delle cronache per questo colpo di fortuna di vedere il governo e il Parlamento adottare quella mozione anziché quelle predisposte dalle altre forze politiche. A questo punto avviene che il liceo Fermi, nella persona di un docente la cui funzione non mi è chiarissima, ma comunque connesso in qualche modo a quel liceo, ma al tempo stesso con frequentazioni universitarie, mi pressò in maniera particolarmente molesta affinché io partecipassi alla seduta nel liceo, che si svolse l'11 di aprile, nell'ambito di un convegno, di un grande convegno con molte voci, che ora, a costo di annoiarvi, descriverò. Devo dire che per obbedire alle pressioni moleste di questo studioso, docente, dovetti cambiare i miei programmi, spostare una conferenza che dovevo fare in Ticino ad Ascona. Essi ad Ascona furono molto gentili, spostarono le date, si imposero di fare quell'iniziativa di domenica. Ecco, io per zelo e bonomia verso le pressioni abbastanza, come dire, insolite di questo signore, accettai di fare tutto questo e mi presentai al mattino al liceo l'11 di aprile del 2022. E lì constatai, perché nulla mi era stato detto prima sull'andamento della seduta, che il pezzo principale della seduta, intitolata Tutta un'altra storia, era la relazione molto interessante di una studiosa italiana, docente credo in qualche università, forse in Abruzzo, di nome Sara Reginella, autrice di un volume intitolato La guerra invisibile, pubblicato qualche tempo prima dell'inizio della guerra. Questa studiosa si chiama Reginella di cognome, Sara Reginella, molto preparata. In questo libro, precedente lo scoppio delle ostilità aperte, descriveva molto accuratamente la ferocia delle formazioni neonaziste ucraine nei confronti della popolazione russofona del Donbass. Questa studiosa aveva presentato due giorni prima sul Mona il suo volume ed era stata aggredita da gruppi neonazisti italiani a Sulmona, aggredita fisicamente, ed era ancora scossa di questa esperienza e l'ha raccontata in apertura di questo convegno presso il liceo Fermi, convegno la cui gran parte era costituita dall'intervento di Sara Reginella intorno al neonazismo ucraino aggressivo non soltanto a casa loro, ma anche attraverso i propri rappresentanti, per esempio nella città di Sulmona in quei giorni.
dopo i saluti dati dalle autorità scolastiche, dopo l'intervento di un collega di cui ora mi sfugge il nome, studioso di geopolitica, fu data a me la parola sul tema origine del conflitto. In questo breve intervento ebbi a dire che, dopo aver raccontato l'antefatto della guerra che è scoppiata molto prima del febbraio 2022, ebbi a dire che mi colpiva il successo, il notevole successo conseguito dalla capogruppo alla Camera della formazione Fratelli d'Italia, la quale era trattata fino a poco tempo prima, ho detto esattamente queste parole, in maniera spregiante, sprezzante. Lei stessa del resto lo dice nel capitolo 8 della sua autobiografia intitolata Io, virgola, Giorgia. Va bene. In questo libro, al capitolo 8, dice: mi trattavano come una pazza, come una persona assolutamente inutile, alle sedute quando io parlavo la camera era completamente vuota, quindi aveva lei stessa accentuato molto questo trattamento. E io segnalavo che il revirement pro-ucraino e anti-russo, di cui quella mozione che ho prima ricordato era l'espressione più formale, più concreta, dopo questo revirement era diventata molto apprezzata come statista da coloro che prima la tenevano in noncale. E avevo soggiunto che evidentemente il fatto che nel fondo dell'animo, cioè nella sua cultura pregressa, nella sua formazione remota, la simpatia per il neonazismo aveva funzionato, stante che il battaglione Azov, per esempio, è notoriamente un battaglione di tipo neonazista. Ecco di che si tratta. Dopodiché, naturalmente, la regola alla quale teoricamente bisognerebbe attenersi in futuro è di autocensurarsi, e così finalmente sarà garantita la libertà di parola. Quindi in sostanza lei dice: il contesto era tale per cui io ho fatto riferimento a degli episodi pregressi che erano stati anche riportati da terzi e dalla Premier, insomma, nella sua autobiografia, non capisco perché poi ci sia scandalo attorno ad una frase che io contestualizzo. E lei però ha rilasciato poi anche delle interviste successive, se non sbaglio, alla Stampa, in cui dice comunque poi la storia politica di Fratelli d'Italia, del partito di cui la Premier è espressione, è quella lì. Vuole approfondire anche questo aspetto? In che senso? La storia politica? Che lei dice che la Premier arriva da un partito che deriva dal movimento sociale. Ma non l'ho detto io. In realtà l'ha detto la Premier medesima nelle dichiarazioni rese alla Camera il 25 ottobre del 2022. Io ho detto, peraltro, parafrasato in un volumetto pubblicato dalla Terza, che non mi pare sia stato perseguito da querele, 25 ottobre 2022, le parole finali del lunghissimo intervento con cui il governo si è presentato alle Camere sono: vengo da una storia ai margini della storia repubblicana. Questo è in esametri. Tradotto in prosa vuol dire: vengo dal movimento sociale italiano. Siccome tutti sanno che il movimento sociale italiano si chiamò così nel dicembre 1946, come richiamo esplicito e intenzionale alla Repubblica Sociale Italiana, stato satellite del Terzo Reich, mi pare che 2 più 2 faccia 4. Senta, professore, ma secondo lei esiste un'emergenza democrazia e libertà di stampa in questo momento, libertà di parola, di stampa, di espressione in Italia in questo momento? Io non drammatizzo mai, ma mi tengo ai fatti. Mi pare di sapere per certo, l'ho letto anche nei giornali, che una studiosa italiana, che docente di filosofia teoretica alla Sapienza a Roma, che si nota anche come pubblicista molto attiva, si chiama Donatella Di Cesare, è già stata querelata dal ministro Lollobrigida per avere definito di tipo neonazistico la teoria sostenuta da Lollobrigida del pericolo di sostituzione etnica di cui l'Italia sarebbe vittima. Poi mi accade di sapere che anche il professor Montanari
rettore dell'Università per Stranieri di Siena, si trovi in una situazione analoga. Da ultimo mi scrive un collega molto attivo e di grande valore, già docente a Torino, che si chiama Angelo Dorsi, al quale sta per succedere qualcosa di simile. Certo, gli italiani sono 50 milioni e passa, e noi abbiamo citato soltanto 4 casi, ma direi che tutto sommato hanno un significato piuttosto allarmante, dal momento che, bene o male, si tratta di persone che, richieste di esprimere un giudizio, esprimono quello che pensano. Certo, diciamo, svolgono anche un ruolo simbolico anche a fronte del ruolo che hanno nella società e nella cultura italiana, sicuramente. Cioè, diciamo che un conto sono io che parlo a casa mia nel mio privato, un conto è una figura pubblica che viene interrogata e perseguita magari per le cose che esprime. Sì, però, chiede di essere interrogato, ma viene richiesto di dire il suo parere, questo certo. Non va mai dimenticato. Poi per certo. Il resto ci sono tante altre cose sulle quali ora è inutile fermarsi, ma certamente si coglie un clima di insofferenza verso un'opposizione peraltro frantumata, dispersa, rissosa, spesso afona. Senta, però questo, la domanda che le faccio adesso è una caratteristica secondo lei che l'Italia sta sviluppando nell'ultimo periodo, oppure è una caratteristica che abbiamo di lungo corso nella nostra storia, cioè questa tendenza a non apprezzare le voci dissidenti rispetto al governo è una tendenza storica di lungo corso del nostro paese, dei nostri governi, che magari va anche un po' al di là delle differenze politiche di chi governa in quel momento, oppure è un problema secondo lei più specifico di alcune aree, cioè come inquadra questo? Si tratta di un processo storico più lungo? Beh, intanto non ho ancora tentato la storia della censura in Italia, che sarebbe un bel argomento. Per ora mi sono fermato al tempo del Concilio di Trento, però piano piano arriverò anche al secolo XX e addirittura al ormai XXI. Però non farei delle generalizzazioni. Per esempio, mi viene in mente, è stato ricordato da altri prima che io ci facessi caso, che cioè quando D'Alema, Massimo D'Alema, diventò primo ministro nel 1999, dismise le querele che aveva lanciato prima di diventare primo ministro. No? Questo è un episodio che mi è stato ricordato in una trasmissione della televisione Metropolis della Repubblica, del quotidiano Repubblica, da Massimo Giannini, che è un uomo attento e che tra l'altro era vice direttore un tempo, no, della Repubblica, e la confermava del resto uno che era stato suo direttore, e cioè Mauro, Ezio Mauro, no? Quindi io non avevo seguito la biografia di D'Alema, devo dire, però loro mi hanno rinfrescato la memoria ricordando questo episodio, che mi è parso interessante, devo dire. Poi mi sono ricordato che praticamente De Gasperi, che pure è stato un personaggio di primo piano e ha avuto un ruolo di capo del governo in anni molto combattivi, ebbe una vicenza giudiziaria in un solo caso, e cioè quando fu a torto accusato di avere chiesto agli alleati di bombardare la città di Roma. Va bene. E era una calunnia che lui giustamente non sopportò e perciò andò in tribunale, ma per difendere il suo onore da un'accusa ben più grave che un giudizio, diciamo, sugli orientamenti culturali e politici. Veniva accusato di aver chiesto agli alleati di bombardare il suo paese. E fece epoca questa vicenda. L'autore della calunnia era l'autore, quel tale che ha scritto i romanzi Don Camillo e simili, no? Che ha avuto un quarto d'ora di celebrità a destra in Italia, un mondo fra qualunquista, missino, quella roba lì. E De Gasperi fece bene, ma era un caso isolatissimo. Poi potrei citare un altro caso, sempre di quegli anni, molto incandescenti, quando Concetto Marchesi si trovò a difendere alcuni manifestanti contro l'entrata dell'Italia nel Patto Atlantico,
a Roma, lui era parlamentare del Partito Comunista Italiano e fu malmenato da alcuni poliziotti nonostante si fosse dichiarato come parlamentare, perché aveva modo di mostrare, diciamo, in maniera documentaria il fatto di essere parlamentare. Fu caricato ugualmente su una camionetta, portato in questura e poi con grande imbarazzo rilasciato. Il giorno dopo scrisse un pezzo sull'Unità, quotidiano del Partito Comunista Italiano, intitolato Criminali in divisa, cioè i poliziotti. Scelba, ministro dell'Interno, voleva che si procedesse contro di lui per avere insultato le forze dell'ordine, la Camera si oppose e quindi la cosa cadde. Ecco, questi due episodi mi rimangono nella memoria. Il seguito, diciamo, delle vicende censorie non l'ho ben presente. Potrei dire che lo stile di un presidente del Consiglio, come per esempio è stato Draghi, o di un altro assai diverso da lui, Conte, era diverso. Ho incrociato Giuseppe Conte per caso in un comizio che lui ha visitato qui a Bari in previsione delle amministrative e con molta cordialità lui mi ha detto: quando ero presidente del Consiglio me ne hanno dette di tutti i colori, ma in quanto presidente del Consiglio mi guardavo bene dal querelare il mio prossimo. Va bene. Draghi non ne parliamo, addirittura forse non si accorgeva nemmeno del fatto che arrivassero queste voci, diciamo così, ostili. Egli godeva di una grande popolarità e godeva anche di un ottimo consenso nella stampa quotidiana, però c'erano voci durissime contro di lui, ma si è guardato bene dal procedere in questi termini. Quindi non credo che si possa dire è una tendenza di lungo periodo, è un modo di fare col quale oggi dobbiamo fare i conti. Senta, e secondo lei in questo c'è anche un po' una mancata rielaborazione del nostro passato storico fascista, cioè l'idea che il fatto che l'Italia poi forse non ha mai fatto veramente i conti con, non so, il passato coloniale, la nostra partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale come alleato attivo, no? Cioè, diciamo, l'idea che l'Italia sia stata un po' trascinata dalla Germania anche nel conflitto e via dicendo, secondo lei c'è un po' una mancata rielaborazione storica al riguardo da parte proprio dell'opinione pubblica, della politica, cioè non c'è stata una maturazione della consapevolezza di quello che il fascismo è stato nel vissuto del paese, oppure sono vicende non correlate? No, no, questo è uno dei problemi più seri della nostra vicenda postbellica. Io sono del parere, lo dico serenamente, perché sono problemi di carattere storico-politico e non di carattere personale, che un pezzo consistente del nostro paese è rimasto legato al passato fascista. Questo si notava già subito dopo la liberazione per tanti anni. Non si spiegherebbe diversamente il successo elettorale di cui ha goduto il Movimento Sociale Italiano per tantissimi anni e non si spiegherebbe il successo elettorale di Forza Italia neonata per opera di Berlusconi nel segno della formula berlusconiana. Il fascismo ha fatto molte cose buone, certo ha sbagliato ad entrare in guerra e questo è stato per l'Italia molto dannoso. Quindi i conti con il passato fascista non si fanno perché una parte del paese è cosa molto inquietante, di generazione in generazione è rimasta legata a quel passato. Questo è un punto indiscutibile, che fa piacere probabilmente alla destra, a una parte della destra, no? Il fatto di scalfire piano piano nel tempo il ricordo della liberazione come un ricordo positivo. Ed è una manchevolezza, potremmo dire, della parte invece che si riconosce nella liberazione di non essere riuscita a diventare senso comune nel paese. Ragion per cui le celebrazioni del 25 aprile sono sempre state contestate. Mi è venuto tra mano giorni addietro un bellissimo articolo dell'aprile 1994, quindi 30 anni fa, di Paul Ginsborg, lo storico inglese morto qualche anno fa, che insegnava a Firenze, italofono, studioso della storia d'Italia,
un articolo bellissimo sul supplemento colorato del Corriere della Sera 7, in cui Ginsburg dice: il 25 aprile non piace a un pezzo consistente degli italiani che si riconoscono ancora nel fascismo. Questo è un dato di fatto. Poi, ripeto, può far gioire alcuni e deve per forza allarmare altri. Ma siccome insomma, il 25 aprile è passato da pochi giorni, la domanda è inevitabile. Ma secondo lei quali sono state le manchevolezze della parte politica, diciamo, che ha contribuito alla liberazione? Quello di aver politicizzato in maniera eccessiva questa data, cioè ad esempio di averla resa appannaggio di una parte politica e non della nazione? Non credo. Questa è una formula corrente, no? I comunisti sono colpevoli anche della morte di Remo, no? Quando Remo fu ucciso da Romolo, certamente c'era la mano di Togliatti, questo ormai mi è chiaro. I comunisti si sono impadroniti della resistenza. Ora, se uno legge la pubblicistica vastissima di provenienza dell'area comunista, si rende conto che il riconoscimento del contributo delle altre forze politiche alla liberazione è chiarissimo. Certo, uno non può dire che alla liberazione hanno contribuito anche i repubblichini, hanno contribuito passivamente, nel senso di contrapporsi alla liberazione e offrire ai combattenti per la liberazione l'oggetto della loro lotta, ma non credo che si possa includere anche loro, è vero, tra le forze che hanno difeso la liberazione. Ma se uno legge il libro di Battaglia, Roberto Battaglia, Storia della Resistenza Italiana, se uno legge il libro di Pavone, Una storia di una guerra civile, se uno legge anche Pietro Secchia, che è il primo nel 58, mi pare, poi riedito nel 63, due tomi degli editori riuniti sulla storia della Resistenza, si rende conto che il contributo dei socialisti, del Partito d'Azione, dei cattolici, delle formazioni verdi cosiddette, anche di Edgardo Sogno, dei badogliani, è riconosciuto ampiamente. Quindi il problema non è che qualcuno si è accaparrato la resistenza, è che ad alcuni la resistenza non piace. Senta, le faccio, diciamo, siamo alle ultime due domande. Una che riguarda più il mondo del presente, e cioè questa, secondo lei stiamo assistendo, perché ha alluso all'inizio a questo, no? A una sorta di ondata reazionaria di ritorno, secondo, dall'Ucraina. Secondo lei, in qualche modo, questo è un rischio che corriamo come Europa occidentale, anche a fronte delle vicende che stanno accadendo, cioè riaccogliere un'ondata un'ondata reazionaria, ecco, dall'Ucraina, a seguito magari del conflitto, a seguito anche dei rapporti che stiamo stabilendo in loco? Certamente sì. Direi, voglio essere breve, da una parte, così posso avvalere di una brillante prosa di John Le Carré. Le Carré, grandissimo romanziere, uomo peraltro molto vicino o interno addirittura ai servizi di Sua Maestà Britannica, oltre ai suoi bellissimi romanzi, che sono opere di letteratura durevole, ha scritto un singolare libro intitolato Il visitatore imprevisto, inatteso. Ed è Smiley, cioè il protagonista di tutti i suoi romanzi, che fa lezione a agenti segreti che si stanno preparando a diventare tali, una scuola, diciamo così, del mestiere di cui egli è stato, Smiley, il grande esponente, protagonista. In uno di questi interventi lui dice, parlando autocriticamente della politica essenzialmente della NATO, in particolare della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, abbiamo sostenuto sistematicamente tiranni disgustosi e abbiamo mandato a morte nobili figure di riformisti. E siccome io sono vecchio, mi ricordo il modo in cui gli Stati Uniti hanno liquidato Mossadegh, il quale riuscì per due giorni o una settimana al massimo a cacciare lo Shah Reza Pahlavi da Teheran, il quale fu riportato al suo posto dalle forze della CIA degli Stati Uniti, e Mossadegh processato come alto traditore. Era un timido riformatore filo occidentale, un democratico moderato. Quindi Smiley dice la verità. Questo dal punto di vista storico. Potremmo elencare
l'appoggio a Pinochet, a Videla, ai colonnelli greci, eccetera. La sostanza qual è adesso? La politica della NATO di appoggiare qualunque forza di estrema destra, purché chiaramente anticomunista, oggi si è arricchita di un dettaglio in più. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e il crollo dei sistemi socialisti dell'Est Europa, nell'area dell'Est Europa le forze filonaziste che erano state messe nell'angolo dalla dittatura di partito dell'esperienza delle repubbliche popolari sono tornate alla luce, assetate di rivalsa, e sono le forze alle quali la NATO guarda per avere all'Est Europa una base sicura, mentre è difficile essere alleati di Macron, perché Macron bene o male si ricorda del generale De Gaulle e quindi è convinto che la Francia sia una grande potenza che aveva una sua politica. Gli ungheresi, i polacchi, i croati, i baltici e in futuro gli ucraini sono tutti nostalgici dell'esperienza nazista. Bandera in Ucraina è noto a tutti ormai, no? L'eroe delle SS ucraine che oggi è diventato un eroe nazionale. Ma nei baltici è successa la stessa cosa, in Croazia la stessa cosa. Alla NATO piacciono questi interlocutori. Ecco perché c'è un'ondata di destra squisitamente nostalgica del nazismo, sconfitto da Stalin, ma tornato alla grande a vincere una partita storica. Senta, professore, ultima domanda. Ha parlato prima, insomma, di qualche episodio di solidarietà, in qualche modo, no? di comprensione. Nel mondo della stampa, nel mondo della politica, ha ricevuto solidarietà, attestati di stima riguardo alla vicenda giudiziaria? Il mondo della politica io lo frequento moltissimo. Sì, certo, varie persone mi hanno mandato messaggi, anche molto argomentati, ma non è giusto che io mi metta a fare i nomi di queste persone, come ovvio, ma mi ha colpito un autorevolissimo politico di lungo corso che mi ha detto: credo che il Presidente del Consiglio abbia commesso un grave errore. Perfetto, è chiaro, è esplicito. Senta, io allora la ringrazio moltissimo, ci ha fatto molto piacere ospitarla nella nostra web TV qui su Ottolina, perché insomma era appunto, come le dicevo, è una vicenda che abbiamo anche seguito, quindi ci fa piacere averla avuto nostro ospite e poter parlare con lei, darle voce a questo spazio. Le esprimo chiaramente anche nel nostro piccolo solidarietà da parte di tutta la nostra redazione per questa vicenda. Grazie, e ringrazio. Auguro ottimo lavoro, perché certamente voi avrete una audience pari alla BBC, perlomeno. La ringrazio e ringrazio tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale e di seguirci su tutti quanti i social, anche sul canale in lingua inglese, dove carichiamo settimanalmente sempre nuove interviste. Ringrazio ancora il nostro ospite, il professor Luciano Canfora. Ciao a tutti e alla prossima.